Siamo a Palazzo Caffarelli, nei Musei Capitolini, per poter visitare il secondo appuntamento della serie Il racconto dell'archeologia. In questo secondo appuntamento si è organizzata una mostra che parla di Roma nel periodo della Repubblica, una Roma di terracotta, quindi una serie di oggetti, opere d'arte, rilievi che fanno capire al visitatore come era la Roma tra il V secolo avanti Cristo e la metà del primo avanti Cristo. Questa mostra allestita anche con nuovi procedimenti tecnologici per far conoscere e meglio comprendere i reperti archeologici frammentari, ci offre la possibilità anche di ammirare reperti finora custoditi nell'antiquarium capitolino, quindi reperti finora chiusi in casse che hanno visto ora la luce grazie a un attento studio e anche restauro. Questa mostra sarà visitabile fino al 24 settembre e ci darà la possibilità di conoscere meglio Roma in questa fase storica. Ma ci dà un'immagine a cui non siamo abituati, perché è la città di terracotta. Noi siamo abituati alla città di marmo che con Augusto trasforma completamente l'immaginario collettivo. In questo caso abbiamo recuperato materiali provenienti da depositi sacri che ci danno un'idea di quale fosse il rapporto della popolazione, di personaggi anonimi, non dei grandi committenti, delle persone normali con le divinità, con la loro vita quotidiana, con le officine e le botteghe che producevano oggetti di ceramica destinati all'uso della popolazione, diciamo anche più umile. Migliaia di oggetti che sono stati ritrovati, accumulati e che ci dimostrano quale capacità sia di produzione che di devozione avesse la popolazione nei confronti dei suoi dei. Abbiamo anche potuto ricomporre un frontone, un ciclo di divinità di cui abbiamo ricostruito le tre divinità principali, Giove, Giunone e Minerva, ma anche i resti di altre 8 divinità, quindi un ciclo di 11 personaggi divini che raffiguravano probabilmente il Pantheon romano nella sua interezza in un tempio di cui abbiamo soltanto idea della localizzazione a Via Latina, ma di cui non abbiamo alcuna traccia. Questo ciclo che abbiamo inaugurato con la Roma dei Re, che abbiamo chiamato il racconto dell'archeologia, è giunto a questa seconda tappa, la Roma della Repubblica, in realtà vuole anche essere un po' la preparazione di quello che manca a Roma, un museo della città, cioè un racconto attraverso gli oggetti della vita quotidiana, che non sono le opere d'arte, ma sono proprio tutto quello che ci permette di capire come le persone vivevano nell'epoca alla quale appartengono questi oggetti. È un'indicazione generale utile quella di sfruttare i tesori nascosti che si hanno, perché naturalmente Roma è una città che ha una straordinaria ed eccezionale sovrabbondanza di reperti artistici. E per quanto riguarda questa mostra, noi siamo molto contenti, si inserisce in un progetto che è anche un racconto della storia di Roma. Nel 2018 ci fu una mostra importante sui re di Roma, poi c'è stata l'arresto dovuto alla pandemia e adesso ricominciamo con una mostra che dalle origini della Repubblica arriva fino all'inizio dell'impero. Sono 5 secoli di storia, di politica, di istituzioni, di società che attraverso i reperti archeologici sono raccontati non solo ai visitatori romani e italiani, ma ai tantissimi turisti che stanno visitando la città di Roma. E l'idea è quella appunto di costruire un racconto archeologico che abbia un senso e un fondamento storico. Mi piace sottolineare che in questo momento c'è una mostra molto bella a Palazzo Braschi dedicata alla Roma medievale e che quindi poi può costituire un ideale proseguimento.